Lode ai Sacri Cuori e bentrovati al commento del Vangelo di questa quarta domenica di Avvento. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Siamo giunti alla quarta domenica di Avvento e la liturgia già ci fa presagire il Natale ormai vicino. Il brano proposto per questa domenica racconta la visita di Maria ad Elisabetta. Il testo è posto al centro del capitolo primo di Luca e ne costituisce quasi il cuore, il punto chiave. È racchiuso infatti tra due annunciazioni e tra due canti di lode e di fede. Il cantico di Zaccaria e quello di Maria. Essi ci sono familiari perché la liturgia delle ore ce li propone ogni giorno, il Benedictus alle lodi e il Magnificat al Vespro. E la visita di Maria a Elisabetta ci aiuta in modo singolare a entrare nel mistero del Natale. Il Signore viene a visitarci, viene ad abitare in mezzo a noi, a colmare le nostre attese, a riempirci di gioia. Se seguiamo il testo, siamo invitati a metterci in viaggio con Maria, che da Nazareth va verso la montagna, verso la terra di Giuda, che è terra di lode, terra di canto. È una salita, un'ascesa, e se si fa quella salita si arriva lassù, con il fiatone, là nel santuario costruito sul luogo dove era proprio la casa di Zaccaria ed Elisabetta. E ci ritroviamo nel luogo della visitazione, nel luogo dell'incontro tra Maria ed Elisabetta, che è segnato da quel bellissimo pozzo della Vergine nel cuore del santuario. La fede è sempre un mettersi in cammino. L'incontro con Dio, l'esperienza di Lui, ci mette sempre in movimento, ci fa compiere un cammino in uscita, ci fa andare, come dice Papa Francesco, verso l'altro. E Maria è una donna in uscita, si alza in una risurrezione d'amore e cura caritatevole per l'altro, che la spinge in una corsa affrettata verso Elisabetta. Arrivata alla casa di Zaccaria, Maria entra e saluta, non con un saluto convenzionale, ma con un saluto convinto, pieno di vita. Vede che Elisabetta è già al sesto mese, come le aveva detto l'angelo, e questo segno conferma la sua fede. Anche il grembo di Maria è abitato dalla parola fatta carne, da Gesù nostra salvezza, e lei è così l'arca della nuova alleanza che viene balzando per i monti e le colline, portando in grembo il diletto, lo sposo, il Salvatore. E comincia la danza dei grembi e dei cuori. Giovanni sussulta, esultando, pieno di gioia nel grembo della madre. Maria danza di gioia, magnificando il Signore. Elisabetta è colmata dallo Spirito Santo ed esclama a gran voce tutto il suo stupore, ma anche la sua fede, che si esprime nelle due benedizioni. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. E poi si chiede con meraviglia, con stupore, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Questa domanda rivela una chiara consapevolezza di sé. Elisabetta sa di aver ricevuto una visita, un dono grande, e non se ne sente degna. Riconosce la bontà di Dio nei suoi confronti e non sa come ricambiare.
Possiamo notare anche che questo Vangelo di Luca ci presenta il primo dialogo, un dialogo tra due donne, tra Maria ed Elisabetta. Il nostro brano riporta solo le parole di Elisabetta, ma subito dopo ci sarà la risposta di Maria, il Magnificat. Elisabetta apre l'orecchio all'ascolto, il cuore all'accoglienza dello Spirito, il grembo alla maternità e accoglie la novità di Dio. La sua casa così diventa come un santuario dove Elisabetta benedice e Maria loda. Maria è la madre del Signore che viene. Gesù che lei porta in grembo è il Signore che viene ad abitare tra noi, nelle nostre case. Viene a visitarci, a incontrarci, a mostrarci il suo volto e il volto del Padre. Giovanni è il precursore che annuncia la sua venuta fin dal seno materno. Ed Elisabetta è colei che esprime anche la nostra fede e riconosce in Maria, porta dell'avvento, la fine dell'attesa. E allora esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Sì, perché Maria, prima ancora di essere madre, è la vergine obbediente, la donna del sì, la serva del Signore, la donna dell'eccomi, avvenga di me. Siamo ancora nell'anno della vita consacrata e l'icona della Visitazione illumina in modo particolare la vita di uomini e donne che il Signore ha visitato con la sua chiamata e ha chiamato a fare della loro vita un dono d'amore, un servizio. Santa Bertilla, ad esempio, è l'attuazione straordinaria di questa icona della Visitazione. Potremmo leggerle quasi in parallelo. La Vergine della Visitazione, dimorando nel cuore del figlio che portava in grembo, va in fretta da Elisabetta. Anche Santa Bertilla dimorava sempre nel cuore di Gesù, ma era sempre in servizio. Il suo andare verso ogni fratello, piccolo, povero, ammalato, era frettoloso, premuroso, la sua carità coraggiosa, instancabile, creativa. Vogliamo vivere l'esperienza di Bertilla. A Dio tutta la gloria, al prossimo tutta la gioia, a me tutto il sacrificio. Sia così anche per noi, uomini e donne dell'Avvento giubilare. E ci affidiamo alla Vergine Maria, donna della Visitazione, perché sia la madre della nostra fede e della nostra carità e ci faccia danzare di gioia ad ogni incontro con Cristo e con i fratelli. Lei, che ha custodito nel suo cuore la Divina Misericordia, ci insegna a cantare ogni giorno il Magnificat, perché la sua misericordia si estende di generazione in generazione. Buona domenica a tutti.